Quindi Morgana, cosa dobbiamo fare per questa festa? Devo parlare con te? Quella che ci sembra piuttosto influente. Un giorno però gli faremo rimangiare quelle parole. Comunque per adesso dimentichiamoci di lui e cerchiamo di divertirci. Avanti, dobbiamo prepararci. Andiamo a chiedere a suo giro allora la pentola. Ho saputo che stasera è previsto un hot pot per cena. Vuoi unirti a noi? Lo sai che ho sempre da fare. Ma voi divertitevi. Si chiama Van, vero? È una brava ragazza. Forse un po' appariscente, come mai dici questo? Già, è proprio brava. Mi ha detto che il tuo amico non ha dove andare e mi ha chiesto di ospitarlo per un po'. Forse pensava che saresti stato a disagio chiedendomelo tu, visto che sei mio ospite. Dove ho messo quel pentolone? Prova un po' a cercare in giro. Forse qua sotto? È un mobile che utensi da cucina. Quindi? L'hai trovato? Ho trovato un vecchio recipiente di terracotta. Ah, l'hai trovato. Gli altri rientreranno momenti dal loro giro di shopping, quindi ti lascio in pace. Resterò un po' qua sotto, però stai attento con il fuoco, ok? Va bene, cercherò di non bruciare casa. Casa, tra virgolette. Per me è una casa, quindi. È il momento della nostra rubrica Incontra una star. Dopo il successo dell'ultima volta abbiamo deciso di ospitare nuovamente un vero gentleman. Stiamo parlando dello studente detective Goro Kechi. È un po' insipido. Comunque sono sollevata. Sono successe molte cose, ma i tuoi voti sono rimasti gli stessi. Sono più in pensiero per te, sorella. Sei stanca? Forse hai una carenza di sodio. Tu dici? Tuttavia, ragionando a livello ipotetico, se questi ladri fantasma esistessero per davvero, credo che dovrebbero essere processati. Un'affermazione forte, dunque stanno commettendo dei crimini. Alcuni sostengono addirittura che i ladri aiutino le loro vittime a redimersi. Ciò che ha fatto l'artista Madarame è un crimine imperdonabile. Tuttavia, questi individui si sono arrogati il diritto di giudicarlo. Questa non è giustizia. Ma soprattutto, non si dovrebbe mai costringere nessuno a pentirsi, ad avere un risveglio del cuore. Manipolare il cuore di qualcuno è un reato? Con quei metodi sì. Ha perfettamente ragione. Anche se questo dovesse indurli a confessare e servisse a farli pagare per i crimini commessi. Come mai tutto questo interesse all'improvviso? No, niente. Credi che questi alleati della giustizia esistano veramente? Certo che no. Non dovresti pensare a cose tanto futili. Capisci cosa cerco di dirti, vero? Sì, di studiare con impegno e di iscrivermi all'università prestigiosa. Come donna, farsi strada nel mondo è dura e non potrai fare molto se non avrai l'autorità per farlo. Perché questo accada, userò tutti i miei mezzi a disposizione. Tutto quello che dovrai fare è restare concentrata su ciò che è meglio per il tuo futuro. Ti chiedo scusa. Ora? Sì. Va bene. Oh, quel caso, sì. Ciò che è meglio fare. Giustizia. Se quei ladri fantasma stessero veramente aiutando la gente, beh, io farei il tifo per loro. E io cosa voglio fare? Voglio fare la spogliarellista. No, non è vero. Sono pieno come un uovo. Era delizioso, Lady Anne. Sono sicuro che sarai una moglie meravigliosa quando... Chiedo scusa, ma devo prendere in prestito il divano. Ehi, voi due, andate via. Via, show. E cazzo. Che c'è, Yusuke? Non abbiamo ancora finito. Il porridge e Yudon. Amico, sarà per la prossima volta. Ma io non mangio da ieri. Si è già addormentata. Sarebbe strano se non fosse stanca. Dovremmo lasciarla dormire. A ogni modo, Ryuji, tu come hai conosciuto Anna? Eh? Oh, eravamo compagni di classe alle medie. E com'era Lady Anna quel tempo? Non tanto diversa da come è oggi. Al liceo siamo capitati in classi diverse e così abbiamo smesso di frequentarci.
Non penso avesse molti amici. Sai, se cresci oltreoceano e hai quell'aspetto, i ragazzi popolari ti odiano e i timidi ti evitano. Capisco. E cosa mi dici? Mi dite di voi due? Noi due? Questa è un'ottima opportunità per conoscerci meglio. Vi conoscete, voi conoscete ogni particolare del mio passato ormai. È giusto che io sappia del vostro. Non è niente da perdere, eh? D'accordo, te lo racconterò. Ma sappi che è soltanto la storia di un ragazzino scapestrato qualsiasi. Mio padre se ne andò quando ero ancora piccolino. In pratica mi ha cresciuto mia madre. Io volevo procurarmi una borsa di studio sportiva, in modo da aiutare mia madre a tirare avanti. Ma alla fine mandai tutto all'aria. Sì, insomma, come puoi vedere sono un pessimo figlio, eh. No, no, Ryuji patato. Durante il mio anno da matricola, mia madre fu convocata perché avevo alzato le mani su Kamoshida. Gli insegnanti cominciarono a darle addosso per quello che avevo fatto, ma lei non disse una parola. Però non dimenticherò mai l'espressione che aveva sul volto. Tornando a casa, lei si scusò con me per il fatto di essere una madre singola e tutto il resto. Dunque è così che è andata. A scuola dicono che siamo tutti sullo stesso piano, ma non è altro che una volgare semplificazione. Capisco come ti senti. Beh, quando si tratta di essere etichettati, nessuno se la passa peggio di Phoenix. Non sai com'è. Comunque, scusami, non avevamo trovato un fornello da campo? A me quella sembra tipo una piastra elettrica. Comunque, vabbè, dettagli. Ti riferisci al suo passato? Ora che ci penso, non conosciamo i dettagli della sua storia. Ah, già. La mia storia fa schifo. Dannato moccioso, ti faccio causa. Se non la smetterai, dirò alla polizia dei soldi. Vuoi che lo faccia? Mi basterà dire che hai fatto tutto da sola e chiuderanno il caso. Ma ho fatto solo come mi era stato detto. Con chi credi di avere a che fare? No. Ehi, sai cosa dovrei dire alla polizia? Che questo ragazzo all'improvviso mi ha aggredito. Ci siamo capiti? E se passerai e se proverai a dire qualcosa di diverso, sai bene cosa ti accadrà, giusto? Ma... Che stronzata. Sei caduto da solo, ubriacone. Taci, sei finito. Presto imparerai cosa significa mettersi sulla mia strada. Scusate, abbiamo ricevuto una segnalazione per una lite in corso. C'è qualche problema? Oh, è lei, signore. Allora, cos'è successo? Racconta tutto alla gente. Tutto ad un tratto questo ragazzo lo ha aggredito. Lo ha gettato per terra. E questo signore si è ferito. È andata così. Ah, assicuratevi di gestire la cosa senza che si faccia il mio nome. Capite bene cosa intendo dire, giusto? Oh, sì, signore. Dai, ammanettalo. Subito. Ed ecco la mia storia. Questa storia mi fa incazzare solo ad ascoltarla. Maledizione. E ora ti ritrovi la fedia penale sporca solo per questo. Anche quella donna si è comportata in modo ignobile. Non ha detto una parola per tutto questo tempo. Quell'uomo è proprio il tipo di persona a cui dovremmo rubare il cuore. Chi è? Dove lo troviamo? Non lo so. Bella idea. Non riesci a ricordare, vero? Beh, era notte, di sicuro eri ancora scosso dopo l'arresto. So bene cosa significhi non essere in grado di ricordare i dettagli importanti della tua vita. Le informazioni personali della vittima non vengono mai rese note. Sarà dura identificare quell'uomo. Oltretutto, la corte ormai si è pronunciata. Dico bene. Anche se riuscissimo a ottenere la vendetta, la fedina di Phoenix rimarrà quella che è. È una cosa insopportabile. Questo mondo è uno schifo. I deboli devono sempre cavarsela da soli, mentre quegli adulti di merda fanno quello che vogliono. E le persone al potere non muovono un dito per migliorare le cose. Yoshida lo farà, credimi. Noi potremmo fare qualcosa e nessuno se ne accorgerebbe. Dobbiamo soltanto mostrare alla gente cos'è la vera giustizia. Li faremo rinsavire, vedrete. Ben detto, Yosuke. È così che dovremmo usare i nostri poteri. Io sono d'accordo. Più le nostre missioni saranno appariscenti, più ci faremo bella figura.
Sto imparando molto da voi. Che c'è, ragazzi? Cos'è che vi entusiasma tanto? Oh, scusa, ti abbiamo svegliata? No, in realtà no, ero sveglia già da un po'. E allora che cacchio di domande fai? Comunque, ho avuto una strana sensazione mentre vi ascoltavo. Mi è sembrato quasi che ci conoscessimo da sempre. Forse è perché le nostre storie si assomigliano. Beh, di sicuro non è per quel qualcosa di positivo. Si somigliano, dici? Già, io sono quello che fa eccezione. Non ho alcun passato a cui guardare, nessun ricordo. Ma che dici? Anche se setacciassimo il mondo intero, non troveremo mai qualcuno che è più disadattato di te. E poi, se visitiamo i Memento è per recuperare i tuoi ricordi, giusto? Sono certo che il tuo passato sarà travagliato tanto quanto il nostro. Insomma, farà schifo. Sicuro. Vedremo. In realtà mi sembra quasi di conoscere da sempre anche Morgana. È una sensazione strana, non saprei come descriverla. Sentite ragazzi, mettiamo le cose in chiaro. Vi sto aiutando per il mio bene. Se non diventerete più forti, esplorare il Memento sarà impossibile. Sì. Ti sei ripreso in fretta. Un secondo fa eri depresso e ora ti metti a fare il duro. A parte gli scherzi, prendiamo la cosa seriamente. Dobbiamo andare fino in fondo. Voglio punire quegli adulti corrotti e infondere coraggio nelle persone in difficoltà. Solo noi possiamo farlo. Già, puoi dirlo forte. Non ho dubbi, far parte dei Ladri Fantasma mi aiuterà a crescere, sia come artista, sia che come persona. Senz'altro, d'altronde sei sotto la mia ala. Niente fuori dalla nostra portata. Beh, spero che riusciremo a continuare così. Andrà alla grande, non come con te come nostro leader. Lasciate fare a me. Ci penso io a voi. Ehi, è già così tardi. Direi che è ora di tornare a casa. Oh, a proposito, il proprietario dice che sei libero di dormire qui, Yusuke. È molto gentile da parte sua. L'hai convinto tu, eh? Vai così, Miss Incanta Vecchietti. Ma che razza di soprannome è? Credo che non riuscirò a prendere sonno fin quando non avrò fatto il bagno. Qui vicino c'è un bagno pubblico, potete andare lì. Io però non sarò dei vostri. Oh, sembra grandioso, voglio venire anch'io. E tu, Ann? Andate pure, ragazzi, io devo scappare. Beh, buonanotte, Morgana. E guardano sotto. Accidenti, devo tornare umano il prima possibile. Non posso lasciare che qualcuno me la porti via, tipo io. Ah, stavolta purtroppo penso che non sceglierò Ann. Ah, le vasche grandi sono il top. Ann non sa cosa si perde. È un po' calda però. È colpa del vecchietto là dietro. I vecchi piace così. Chissà perché. E poi prima o poi la smetterà, vedrai. Sapete, è da un po' che me lo chiedo, ma... che ne pensate di Ann? Come ragazza, intendo. È uno schianto, non saprei, è un ottimo elemento. È sicuramente uno schianto. Oh, l'hai detto! Beh, nel suo caso, il suo aspetto compensa alla grande la sua personalità dominante. Fare in modo di riportare ad Ann le tue parole. Ti prego, no, davvero. A parte questo, dobbiamo trovare al più presto un nuovo bersaglio. E il vecchio là dietro non sente nulla? A proposito, siamo sicuri che prendere di mira i personaggi famosi sarà abbastanza. Ultimamente le reazioni della gente mi fanno venire dubbi su quello che facciamo. Vero, perseguire unicamente dei benefici a breve termine potrebbe rivelarsi uno sforzo vano. Ci occorre una strategia che miri ad attrarre il pubblico. Oh, cosa hai in mente? Ti sembro uno in grado di escogitare qualcosa del genere? Già, era una domanda stupida. Io mi occupo dell'attacco, lo sai. E Morgana sa tutto di quel mondo, quindi... anche se... Ah, cazzo, è bollente! Quanto calda la vuoi quest'acqua? Non netto! Non ce la faccio più! Comunque, rivediamoci la prossima settimana. Lo dirò pure agli altri. Agli altri. Morgana e Ann, due sono. Pam, pam. È apparso Yusuke. Sei sempre stato un fantasma, vero?
Proteggere la mia bella addormentata è a ogni costo. Buona fortuna. Non origliare. E poi non dovresti essere addormentato. Ciao Yusuke. Non vorrei già andare a dormire. Starò benone qui. A volte mi tocca dormire nel mio studio. Perciò questo è un lusso in confronto. Vabbè, buon per te. Chi è che mi scrive? Ah, è il gruppo. Ecco le foto che ho fatto oggi. Niente male, eh? Il vapore gli ha appannato gli occhiali. Fa parte del fascino dell'hot pot, suppongo. Cacchio, questa foto non ha prezzo. La faccia che ha Phoenix mi fa sempre morire da ridere. Giusto, Yusuke è ancora a casa di Phoenix, giusto? Cerca di non creargli problemi, ok? Senz'altro. Voglio ben sperare di non essere così intollerabilmente rozzo. Ma dai, tutto ciò che chiedo è un futon caldo e una colazione giapponese tradizionale. Non è mica poco! La colazione soprattutto, Yusuke. Qua si fa solo caffè, Kerry. Dai, andiamo a dormire, Yusuke. Non preoccuparti per me. Domani a colazione mi accontenterò di pesce grigliato e zuppa di miso. Dormi. Tanto fa caldo ora, quindi. Una copertina basta e avanza. Ma io poi non l'ho mai capito in Giappone. La copertina che prende solo il petto e le gambe le lascia fuori. Vabbè. Il prigioniero Phoenix Star è tornato. Sei al cospetto del nostro padrone. Sta dritto con la schiena. I legami che ti sei procurato sono piuttosto intriganti. Sono stati tutti ingiustamente etichettati dalla società e si stanno opponendo alla loro sorte. L'hai notato? A quanto pare ti hanno influenzato. Sì, in bene. Questi picareschi dissidenti della società. Rafforza il tuo legame con loro. Essi ti daranno la forza necessaria alla tua riabilitazione. Io resterò in attesa. Ti concederò un'abilità degna dei tuoi recenti progressi. Considerala un dono. Qualcosa di utile? Che tu possa proseguire con dedizione il tuo percorso verso la riabilitazione. Sento che il mio legame si è rafforzato. Che cosa mi dai? Riserva super. Yeah, altre 10 persone. Sì, magari altre 10. Però aumentiamo il numero, sempre meglio. È quasi ora. Il bello è che tipo stai qui 5 minuti, ma nella realtà passa tutta la notte. Vabbè, dettagli. Va bene così, no? Magari mi ha chiamato 5 minuti prima della sveglia, lui, eh? Tu sei la sorella minore di Sae-san, vero? Posso parlarti un momento? Akechi-kun, si tratta dei ladri fantasma? Sei piuttosto perspicace. Mi stavo chiedendo se non ci fossero dei punti in comune tra i casi di Kamoshida e Madarame. Ci sono state delle vittime, dopo tutto. Bisognerebbe indagare sui ladri fantasma. Sei critico nei confronti dei ladri fantasma, ma non metti in dubbio la loro esistenza. Oh, hai visto quella trasmissione? Il buon senso può essere d'intralcio se si cerca la verità. Quando parto dalla premessa che esistano veramente, molti dettagli si incastrano alla perfezione. Lo fai perché è stata mia sorella a dirti di farlo. È solo una coincidenza. Perché ho l'impressione che tutto questo ti diverta? Potresti avere ragione. Eh? Ladri fantasma che inviano lettere di sfida e portano a compimento i loro piani criminosi. In qualità di detective carismatico, sarebbe arduo per me non vedere in loro dei rivali. Hai un'autostima così alta. Quindi i ladri fantasma sono malvagi e tu sei dalla parte del giusto? In confronto a chi manipola il cuore degli altri a suo piacimento, direi di sì. Oltretutto, non sto facendo altro che mettere i miei talenti naturali al servizio del mondo. Non puoi forse dire lo stesso di te? Io... Oh, sono sorpreso. Dunque non sei altro che una brava ragazza un po' ingenua. Che stronzo. Quindi Akechi, tra l'altro, è 2 anni avanti a noi, perché lui è all'università e Makoto è 1 anno più grande di noi. Pare che stia per iniziare. A presto, porta i miei saluti a Sae-san. Ma noi perché... Lei perché è qui? Ma perché mi stanno tutti addosso? Perché tutti hanno delle alte aspettative su di te, Makoto.
È una vera gioia poter godere di un caffè di tale qualità. Comunque, rimani pure fin quando non avrai trovato dove stare. Non posso garantirti molti comfort, tuttavia. Grazie, ma tornerò al dormitorio. Dopo aver parlato con gli altri ieri sera, ho capito una cosa. Sarà dovuto alla mia educazione, ma conosco poco il mondo intorno a me, per non parlare della gente. Se voglio usare la mia arte per ritrarre le persone, devo imparare a conoscerle e interagire con loro. Tornerò ai dormitori e ripartirò da zero, parlando con le persone che mi circondano. Capisco. Beh, buon per te. Hai fatto della sana autocritica. Oh, non esageriamo. Ogni tanto posso venire a fare un salto. Vorrei gustare ancora il suo caffè. La mia porta è sempre aperta. Anche Phoenix ne ha passate tante, a quanto ho sentito. Siete parenti? Eh? Oh, come dire, siamo conoscenti. Non ci sono legami di famiglia. Spero di non essere indiscreto, ma come mai hai deciso di ospitarlo? Beh, perché... probabilmente perché mi ricorda me stesso da giovane. Oh, Sojiro, quando in realtà la prima volta ci ha detto, beh, perché mi hanno pagato. Tutto qui. Sai come vanno queste cose? A volte l'empatia fa fare cose stupide. Il tuo maestro d'arte, il tuo ex maestro d'arte, deve aver trovato qualcosa in te, a parte il talento che voleva usare per se stesso. In tutta verità, dal profondo del cuore, non riesco ad odiarlo. Beh, dopo tutto ti ha comunque accolto. Forse dovrei andare. Ehi, e questo? Parlo del dipinto. Sicuro di volerlo lasciare qui. Sarebbe uno spreco. Anche se lo tenessi nel dormitorio, verrebbe guardato con scetticismo. Non credo lo meriterebbe. Qui potrà dare un tocco di colore a una giornata altrimenti odierna. Mia madre avrebbe fatto lo stesso. Capisco. Allora me ne prenderò cura per te. Sojiro, quanto ti si vuole bene. Grazie per il caffè. Oh, poi il dipinto sta proprio bene lì. A presto. No. Quanto gli si vuole bene a Yusuke comunque. Finalmente sei sveglio. Dov'è Yusuke? Quando mi sono svegliato non c'era. Deve essere al piano di sotto. Ah. Andiamo a vedere. Finalmente sei in piedi. È mezzogiorno passato, sai. Alla fine quel ragazzo è tornato al dormitorio. Però ha voluto lasciare qui il suo dipinto. Immagino l'abbia fatto per ringraziarci di averlo ospitato. La Sayuri, gentile da parte sua. È raro vedere tanta riconoscenza da parte di un giovane al giorno d'oggi. E poi questo dipinto è stupendo. La madre non solo è splendida, ma l'espressione sul suo viso... Credo che ai miei clienti verrà un colpo quando lo vedranno qui. Però mi sembra di averla già vista da qualche parte, anche se è un po' diversa da come la ricordo. Beh, visto che ti sei alzato dal letto, va pure a vestirti. Io ho aperto già da un po', quindi porta il gatto da qualche parte. Portalo a fare un giro, che se no arrivano i clienti a mangiare e si trovano i peli di gatto. Chi è che scrive? Grazie ancora per avermi fatto stare da te la notte. Ti chiedo perdono per essermene andato in silenzio, ma stavi dormendo così serenamente. Mi ha dato pure un bacino sulla fronte, magari. Dopo un profondo conflitto interiore, ho deciso di tornare ai dormitori. Ho inoltre affidato la Sayuri al tuo tutore, Sojiro. Non poteva scrivere direttamente a Sojiro. Quel dipinto non dovrebbe più esistere nel mondo materiale, ma è ciò che dipinse mia madre. Sono soddisfatto che siamo riusciti a recuperarlo. Ed è stato grazie a voi. Non vi ringrazierò mai abbastanza. PS, rimango convinto che il porridge sia la miglior portata finale. Sì, va bene. Tutto quello che vuoi, Yusuke. E così Yusuke è andato a casa. Vabbè, meglio così. Buon per lui. Ehi, ho appena letto il fansite. In un thread chiedono informazioni su degli scassinatori che usano il nome dei ladri fantasma. Lo so, Mishima ci sta lavorando. Mi sembra una cosa piuttosto grave. No, oh, l'ho visto anch'io. Prendono di mira i ristoranti, giusto? In realtà ho trovato un posto molto interessante. Mio fratello ha improvvisamente cominciato a comportarsi in modo violento con tutti. Se continua così, temo che possa arrivare a farmi fuori. Chissà se è colpa di quei brutti ceffi a Shibuya che ha cominciato a frequentare. Pensi che si riferisca a quegli scassinatori quando parla di brutti ceffi? Potrebbe essere presto per dirlo.
Il post dice che ultimamente ha anche iniziato a spendere soldi. Non è una cosa un po' sospetta? Mi chiedo quanti gruppi di scassinatori ci siano a Shibuya. Diamine, la situazione è cominciata a farsi davvero incasinata. Indaghiamo, sarà una falsa pista? Cosa dobbiamo fare? La cosa mi interessa. Però in pratica, come faremo a indagare? Andremo a Shibuya nel cuore della notte e li sorprenderemo tutti con le mani nel sacco. Non esiste, la polizia ci beccherebbe di certo se stessimo fuori a quell'ora. Inoltre sarebbe un pasticcio se il capo scoprisse che esci nel bel mezzo della notte. Attaccano i ristoranti. Ci sono, e se li attirassimo alle blank? Cosa? Assurdo, chi prenderebbe di mira in questo modo un locale? Non pensi che questo causerebbe molti problemi al capo? LeBlanc colpito, mi sembra fattibile come piano. È un'idea terribile. Già, voglio dire, se dovessimo fallire verresti cacciato da LeBlanc. Oh, credo di aver lasciato anche la Sayuri, me ne ero dimenticato. Come ho potuto dimenticare una cosa così importante? In ogni caso, vorrei davvero evitare che in futuro capiti di nuovo che dei ladri si spaccino per noi. Vorrei che ci fosse il modo di fare di questi impostori un esempio per tutti. Al momento, visto la mancanza di dati concreti, siamo obbligati ad aspettare. Però possiamo continuare a indagare seguendo tutte le piste possibili. Già. Anch'io cercherò di raccogliere qualche altra notizia. Beh, in realtà bisogna solo aspettare che Mishima ci dica i nomi di queste persone. Quindi dobbiamo aspettare. Voglio vederti. Oh, Takemi. Così spudoratamente. Oh, non sono pronto io, eh. Allora, in realtà, la missione che ci sta per dare Takemi non è importantissima in realtà. Chi è che è libero oggi? Volendo Han, ma forse non è importante neanche lei. Oggi è domenica, quindi i Memento sono uno fuori questione, anche perché aspetteremo di avere la missione dei finti ladri fantasma. Visto che Takemi è libera, andiamo da lei. Sblocchiamo la sua missione. Poi, nei prossimi giorni, domani no, forse perché c'è Maruki, forse. Andiamo da Maruki, se Maruki non c'è andiamo da Han, semplice. Perfetto, possiamo andare dal nostro medico. Ho voglia di vederti, in realtà c'è una cosa che penso di doverti dire, ma non so decidermi. Scusa, non importa, dimenticatene. Sento che presto il mio legame con Takemi si rafforzerà, ma... Che cosa c'è? Che cos'ha Takemi? Vuoi passare alla clinica? Andiamo subito da lei. Oh, ok. Anche perché se poi mi scrivi dimenticatene, mi fai preoccupare più di quanto non dovrei. Sei venuto perché hai visto i miei messaggi, giusto? Voglio fare un test clinico. Oh, il test clinico. Scusa, per oggi eviterei. Takemi è molto abbattuta e il mio fascino travolgente ha avuto la meglio sulla trasgressione di Takemi. Devo parlarti, dato che questa potrebbe essere l'ultima volta. Sento che presto il mio legame si rafforzerà. Allora, che intenzioni hai? Vuoi passare il tempo con Takemi? Inchia, ne ha proprio bisogno. Passiamo il tempo con lei. Entra pure. Ehi, sto pensando di dimettermi. Come? Alcuni dei miei fornitori hanno smesso di trattare con me. Se non posso acquistare nulla, non posso ottenere ciò che mi serve per completare la medicina. Probabilmente Oyamada gli sta mettendo pressione per spingerli a tagliare i ponti con me. È finita. E Miwa-chan? Va bene così. Ho chiesto conferma all'ospedale che aveva in cura Miwa-chan. Oyamada ha detto la verità. Miwa-chan ha sorriso fino alla fine. Credo che non volesse far preoccupare nessuno. Avrei voluto curarla. Non per la fama o per i soldi. Volevo solo che continuasse a sorridere. No, non era solo per lei, però. Volevo aiutare tutte le persone affette da quella malattia. Oh, patata. Da piccola anch'io ero di salute cagionevole. Ero sempre in ospedale e potevo frequentare raramente la scuola. Sono viva solo grazie alla medicina. È per questo che sono diventata un medico, per salvare le persone, così come era stato come ero stata salvata anch'io. Ma immagino di essere giunta al capolinea. L'industria medica è un business, in fin dei conti, e il direttore decide che strada seguire. Non ho più alleati. Io sono tuo alleato, avrai sempre me. Sì, hai ragione. Forse sei il mio solo e unico. Già, ti ringrazio davvero per tutto quello che hai fatto.
e il mio lavoro è aumentato dopo che sei venuto a ficcare il naso e ora mi sento di nuovo un medico. Ecco, grazie. Scapperai via? E i tuoi pazienti? Ci sono tanti altri medici di quartiere. Ma nessuno bravo come te. Siamo giunti alla fine. Anche se è frustrante. Non posso fare altri test, quindi puoi andare a casa. Grazie ancora per l'aiuto e in bocca al lupo per gli esami d'ammissione. Ah, cosa posso fare per Takemi? Ciao. Parlami di lui. Intendi Yamada? Perché? Spero che tu non stia organizzando una vendetta. Non farò niente, tranquilla. Sei davvero un ragazzo strano. Il suo nome completo è Shoichi Yamada, è il direttore molto influente nell'ambito medico. Vuoi sapere altro? Sì. Devo fare qualcosa per l'obiettivo di Takemi. Altra richiesta ottenuta. L'aiuteremo. Scusatemi. Ok, stammi bene. Oh, Takemi. Vorrei tanto poterti aiutare di più. Oh, mi scriverà il politico di sicuro. Allora, che si fa riguardo al nostro prossimo pesce grosso? Quanta fretta. Dopo quello che ha detto quel tizio, non riesco a star seduto senza fare nulla. Stai parlando di Akechi-kun, giusto? Ti capisco. Ah, quell'investigatore del liceo. Se risvegliamo il cuore di qualcun altro, di certo starà zitto. Forse, lo pensi davvero? Dai, forza, dovresti essere più determinato. Ma ha detto che la polizia sta cominciando a muoversi. Comunque sia, non dovremmo lasciar parlare Akechi-kun. È il momento perfetto per incontrarci e decidere la nostra prossima strategia. Vediamoci al ritrovo domani. Posto delle freccette. No, mi dispiace Ryuji, ma oggi ho qualcosa di più importante. Il negozio è aperto. Lo so, Iwai, ma è domenica. Non mi devi scrivere di domenica, lo sai. Ancora un po' di aiuto. Lo so che tu hai bisogno di aiuto, amico mio. Però devo andare a prendere la persona giusta, come al solito. Oh, Star-kun, come va con lo studio? Oggi ho in programma un discorso, ma ci sarà un'importante differenza rispetto al solito. Come sempre, il tuo aiuto mi tornerebbe utile, ti dispiace? Assolutamente no. Avanti, ha intenzioni hai di aiutarlo? Oggi ci saranno le telecamere, a quanto pare. L'idea non mi piace affatto, ma non potevo rifiutare. Ciononostante, ci comporteremo come abbiamo sempre fatto. Agire non nel proprio interesse, ma per il bene comune. È questa la mentalità che noi politici dobbiamo infondere nei nostri elettori. Sembra Sojiro, però con più capelli. Ok, è tutto pronto. Ok, dovremmo riuscire a fare un bel po' di riprese interessanti. È Toro buono a nulla, del resto. Propugnare una politica troppo ottimista solo per attirare voti durante la campagna elettorale. È così che ha agito Toro buono a nulla 20 anni fa, assumendosi degli impegni irrealizzabili. Non è così che mi aspettavo sarebbe andata. Se fai una promessa devi mantenerla, se commetti un errore devi fare ammenda. Esistono dei principi umani fondamentali che abbiamo appreso fin dall'alba dei tempi. Che noia. Sta portando dei buoni argomenti, non credi? È per questo che non ci serve. Sembra che volesse solamente qualche ripresa del vecchio Tora. Davvero irrispettoso. Tuttavia ormai sono cambiato. Credi che io abbia ritrovato la fiducia in me stesso? Ignoriamo i media, non ci servono. A noi serve il popolo. Hai ragione, quindi stai dicendo che dovrei decidere per conto mio, eh? Sei davvero notevole. Questo è l'inizio di tutto. Posso raccontarti una storia? Vada pure. Te l'ho già parlato, ma 20 anni fa sono stato abbastanza fortunato da diventare membro della dieta. Tuttavia, volevo essere un politico per le ragioni sbagliate. Volevo una posizione di potere ed ero ossessionato da uno stile di vita agiato. Desideravo soltanto essere popolare. Ero davvero Tora buona a nulla. Impara da me, non lasciare che il tuo obiettivo della vita sia essere un membro della dieta. Gli elettori sono molto più sensibili di quanto pensiamo. Essere ambizioso, lottare per avanzare nel mondo della politica cambierà la tua visione della vita. Penso proprio di sì. E il mio legame si è rafforzato. Pam, pam. Manipolazione, perfetto. Signor Yoshida, che magnifici discorsi. Stento a credere che abbia perso le ultime elezioni.
Ma lei è il nipote del signor Kuramoto. In persona, sono suo nipote Benzo. E lo sa che lei è qui a parlare con me? So che lei e mio nonno siete in cattivi rapporti, ma la cosa non mi riguarda. È questo il suo segretario, eh? Ho sentito che la aiuta parecchio ultimamente. No. Lo conosce? Mio nonno è stato ricoverato di recente e lei è diventato il fulcro delle nostre conversazioni. Gradirei poterle parlare di nuovo qualche volta. Ho imparato molto dal suo discorso di oggi. Ah. Il signor Kuramoto parla di me? Chi è che mi chiama? Matsushita? Perdonami, ho degli affari da sbrigare. Per oggi è tutto. Credo di aver aumentato il mio fascino. Ecco fatto. Jagari, jagari, jagari. Ottimo lavoro. Grazie, anche a te, Yoshida. Maruki, oggi ci sei? È un piacere vederti qui. Oh, giusto, anche la Shujin è da questa parte. Tuttavia, non mi aspettavo di incontrarti ora. Forse è proprio destino. Come va? Non c'è male. Sei rilassato come sempre. Ultimamente mi intervistano spesso e finisco per chiedermi come rispondere a certe domande. Ho capito che non servono risposte indirette. Quando parlo con te mi accorgo sempre di molte cose. Se non è troppo disturbo, ti andrebbe di parlare di nuovo la prossima volta. Se vuoi anche stasera, non ci sarebbero problemi. Pam pam. Se nessuno mi scrive, possiamo uscire, sai? Ehi, ho sentito da uno dei ragazzi più grandi che a Kikyoji circola un tipo strano. Basta un'occhiata per capire che ha qualcosa che non va. Tu vivi lì, vero? Stai bene? Oh, intendi il vecchio di Harmony Alley. Anche i miei genitori stavano parlando di lui. Ah, quel vecchio. Non ti viene la curiosità? Forse oggi vado a cercarlo. Cosa? Non farlo. Comunque ho sentito che si nasconde il viso. Chissà cosa potrebbe farti se ti vedesse. Finirai in qualche fosso, lo so. Hanno detto Kikyoji? Abbiamo mai visto persone simili? Sembra solo una diceria però, quindi chi lo sa quanto sia attendibile? Cosa ne pensi, Phoenix? Sono curioso, può essere pericoloso, non voglio averci nulla a che fare. Può essere pericoloso. Non amo fare supposizioni, ma sì, non possiamo escludere questa possibilità. Se è così però, ci occuperemo di lui. Per ora possiamo solo dare un'occhiata quando abbiamo tempo. Ovvero stasera, volendo. Paparapam. Tan tan tao. Oh, un'interrogazione. Sai che novità. Senza accorgermene è già passato metà giugno. Mica tanto, siamo solo al 13. È l'unico mese dell'anno senza vacanze e piove tantissimo. Che stagione infernale. Se piove tanto vuol dire tanto frullato iperproteico. Dite che sto esagerando. Siete solo ignoranti. La pioggia che sta cadendo è acida, abbastanza da liquefare il metallo. Star-kun, vediamo se sei preparato e hai immaginazione. Cosa? Lavandoti i capelli con i rami di sciolto, li vedrete cambiare colore. Di che colore credete che diventino? Verde. Perché il rame si fa così quando si riempie d'acqua. È corretto. A proposito, il magnesio fa diventare i capelli bianchi e la ruggine li tinge di rosso. Tuttavia la pioggia acida non può liquefare oro e argento. Per la tinta dorata usate le monete bronze. State già pensando di risparmiare i soldi del parrucchiere? Temo che non abbiate ben chiari io gli orrori della pioggia acida. Sto discorso non aveva un cazzo di senso, comunque. Hai sentito la domanda? E magari è proprio intelligente, dovrei chiedergli appunti, Yaro Janega. Ho letto cose a caso, ma tanto dicono le stesse cose. Va bene così. A Londra cadde una pioggia acida quanto i succhi gastrici. Morirono più di 4.000 persone. Magari un giorno questa pioggia letale cadrà anche sul Giappone. Con tutti i fumi di scarico che ci sono, forse sì. Il mio cuore è cupo, proprio come la pioggia che bagna la città. Oh, pioggia! Che barba sti commenti spiritosi. Lo so, questo è molto simpatico lui, eh. Piove? No, peccato. Oh, bene, non sei ancora andato a casa? Oh, Akechi-kun. Nijima-san ti sta cercando. Potresti andare subito nell'aula del consiglio studentesco? Dice che non ci sono segnalazioni di oggetti smarriti, quindi vuole farti compilare il modulo. What? Non capisco. Non ti servirà sottrarti a questa situazione. L'aula del consiglio studentesco si trova al terzo piano, accanto alla biblioteca. Capito?
Perché sbrigo commissioni per una studentessa? So che è la pupilla del preside o qualcosa di simile. Ma dai, Nijima è la ragazza che ti segue dappertutto, giusto? Cosa vorrà? Chi lo sa. Eccoci qua, aula del consiglio studentesco. Questa è l'aula del consiglio studentesco. Perché ci hanno convocati qui? Che strano. Già, molto strano, Morgana. Molto, molto strano. Ehi là. Ah, prima del previsto. Accomodati. Grazie. Pam, pam, pam. Vado dritta al punto. Madarame e il prof Kamoshida, vuoi deciderti a dirmi tutta la verità sui ladri fantasma? Non puoi rispondere. Oh, certo. Di sicuro non ammetteresti mai una cosa del genere. Ascolta questo. Se qualcuno aiutasse questa gente, non ci sarebbe nemmeno bisogno dei ladri fantasma. Cosa vi ho detto? Se ci scopro la maggior... o comunque siamo sempre lì, è sempre colpa di Ryuji. Quindi, secondo te, è vero? Anche se continueremo con questa storia, andrà tutto bene, vero? Cosa significa tutto questo? Abbiamo fatto un bel casino. Ryuji l'ha fatto. Come riuscite a costringere la gente a confessare? Li ricattate? Li ipnotizzate? Vuoi dirmi come avete fatto? Non capisco cosa intendi. Intendi dire che questo non prova nulla, vero? Credo che voi tre siate ladri fantasma. Ora, cosa direbbe la polizia se ascoltasse questa registrazione? Sarebbe terribile se la polizia ci mettesse sotto sorveglianza. E poi, chissà cosa ne sarebbe di te. Confessa, e per me non sarà un problema lasciare che la cosa resti tra noi. Me lo dirai, vero? Non ti devo una risposta, preferisco pensarci su. Credo che sarebbe soltanto una perdita di tempo. Fa pure. Chi è? Ehi, dove sei? Nel cesso. Dai, troviamoci al solito posto. È l'ora del meeting dei ladri fantasma. Ryuji? Non è il momento. Che idiota. Chiassoso come sempre, ma dal tempismo perfetto. Vorrei che anche gli altri ascoltassero la registrazione. Mi porterai dai tuoi amici? Immagino che non resti altro da fare. Arriviamo lì? Bravo, Ryuji, bravo. Oh. È arrivato. Quella ragazza è vostra amica. Ma che diavolo? E questo che significa? Gli ho chiesto io di portarmi qui. Ryuji Sakamoto, Antakamaki. E tu sei Kitagawa-kun, giusto? Studente del secondo anno della Kosei ed ex allievo di Madarame. Volevo farvi una domanda a proposito di questo. Bravo Ryuji! Bravo! Sia per Madarame che per Kamoshida è stata usata una tecnica sorprendentemente simile. Mentre guarda caso le loro vittime continuano ad incontrarsi. Come poteva una cosa simile non destare sospetti? Cosa hai intenzione di fare? Sei qui solo per dire che ci vuoi denunciare? Scommetto che ti hanno ordinato di trovarci. D'altronde la scuola non può avere legami con dei criminali. Poi però chiuderanno un occhio quando ci sono i mezzi suicidi e molestie sessuali. Quegli adulti ti stanno solo usando. Provo pena per te. Io lo so. È per questo che voglio verificare questa giustizia di cui parlate. Cosa? Sono la sola a sapere di voi. Se mi dimostrerete che agite nel giusto, cancellerò la registrazione. Vuole fare un accordo? Voglio che risvegliate il cuore di una persona. Di chi si tratta? Dunque non negate che la cosa sia fattibile. Comunque, non posso ancora parlarne. Continuiamo questa chiacchierata domani, dopo la scuola sul tetto. A patto che voi accettiate la mia offerta, ovviamente. E se ne andò. Sta diventando una vera rottura. Di chi è la colpa, Ryuji? Sei stato avventato. Credo che tu non abbia capito quanto sia alta la posta in gioco. Non è niente da dire, Ryuji.
Perché te la prendi solo con me? C'era anche la voce di Anne in questa registrazione. Mi dispiace tanto. Ehi, e adesso che facciamo? Quella ragazza potrebbe rovinarci. Una registrazione, tuttavia, potrebbe non costituire una prova sufficiente. Non esiste altro modo per dimostrare i nostri metodi. Visto con chi abbiamo a che fare, credo che si tratti di una trappola. In ogni caso, Phoenix sarebbe davvero nei guai. È libertà vigilata, dopo tutto. Senza il nostro leader, le cose si metterebbero male. E io non voglio avere a che fare con la polizia. Allora, non abbiamo altra scelta. Dobbiamo stare al gioco. Già, è meglio accettare l'accordo, almeno per adesso. Abbiamo commesso un grosso sbaglio, ma non si tratta di un errore fatale. Dobbiamo solo rimediare. Sì, sì, è colpa mia. Quindi lo facciamo. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo farlo. Se siamo tutti d'accordo. Ok, allora ci vediamo domani sul tetto della scuola, d'accordo? E io posso sempre intrufolarmi se necessario. Attirerebbe troppo l'attenzione. È meglio se resti fuori ad aspettare, Yusuke. Cosa starà pianificando? Beh, Yusuke sarebbe stato perfetto come ninja che salta sopra i tetti delle case. E oggi piove. Sono incazzato nero. Dobbiamo fare come ci dice lei. Non abbiamo altra scelta, visto quel che è successo. Chissà quale sarà il cuore che il presidente del consiglio studentesco vuole farci risvegliare. Non mi interessa. Ma ci sarà una ragione dietro questa scelta, no? Chissà chi è, non mi interessa, rifiutiamo. Chissà chi è. Io sono curioso. Ha detto che vuole che gli dimostriamo la nostra giustizia, no? Abbastanza chiaramente. Allora deve esserci un ragionamento dietro la sua scelta. Contattatemi subito se trovate qualcosa. E non provocare nessuno, ok? Hai capito, Ryuji? Perché proprio io? Non sono scemo! Ho dei dubbi, scusami, Ryuji. Posso uscire, Morgana? Fa attenzione, è molto astuta, dobbiamo prepararci a ogni evenienza. Allora, visto che piove, prima facciamo un salto a Shibuya nel centro commerciale sotterraneo. E compriamo l'iperproteico. Perfetto, le giornate di pioggia... perfette. Oh, ma guarda un po', Kiki, oggi c'è una carta. Oh, forse è una buona serata questa. Allora, prima di tutto dobbiamo scoprire chi è questa persona mascherata. Uomo con occhiali da sole. Psst, ehi tu, hai un momento? Sono un mercante in cerca di oggetti rari, per motivi personali. Oggetti rari? Visto, sapevo di poter catturare la tua attenzione. Un mercante deve saper sempre soddisfare i suoi clienti, a dispetto dei prezzi o delle scorte limitate. Ma un uomo, da solo, non può risolvere tutto. Sto impazzendo per capire dove reperire questo oggetto. E poi arrivi tu, amico, e... sai, mi sembri proprio il tipo giusto. Che ne dici? Ti va di aiutarmi a raggramellare una bella della bella mercanzia? Cosa ottengo io di preciso? Saprò come ricompensarti, amico mio. Se mi procuri quello che ti chiedo, potremmo fare uno scambio. Ti basterà comprare l'oggetto appena puoi e portarmelo qui da me. Purtroppo però le richieste del mercante subiscono fluttuazioni di tanto in tanto. Del mercato, non del mercante, che stupido. Per cui a volte potresti portarmi un oggetto che non serve più. Così vanno le cose. Sai, sembra strano, ma se l'oggetto vale la pena non è un problema. Perché non accetti il lavoro? Non sembra difficile. Dovrei solo comprare delle cose per lui. Abbiamo un accordo. Chiamami Sakai. Ok. Ovviamente, in quanto ladri fantasma, dovremmo agire con cura nel procurarci l'oggetto e farne una valutazione. Non penso che il tizio abbia cattive intenzioni, ma è comunque un po' sospetto. Dobbiamo fare attenzione. Ah, ricordo una cosa. Vedi di non portare guai, intesi? Non voglio dare problemi ai miei clienti. E questo significa niente furti. Dovrai comprare l'oggetto legalmente. Tutto chiaro, amico? Ok, discutiamo della nostra prima transazione. Oggi ho bisogno di questo. Proteine d'importazione. Figa! Una roba più rara, no? Portane uno e ti darò in cambio un'unità di frusta decorativa. Ma non ci penso neanche. Le proteine me le tengo io. Vaffanculo. E guarda un po' chi è che c'è fuori dal Penguin Sniper. Ciao, Akechi, amico mio. Ehi, Star-kun, buonasera. Volevo parlarti, ma visto che hai tempo, vuoi giocare a biliardo? Non è difficile e possiamo parlare mentre giochiamo. Che ne dici? Penso di potermi avvicinare ad Akechi, però mi serve la persona giusta. Scusami, vado subito. Sento di potermi avvicinare con Angelo, perfetto. Cosa vuoi fare? Ovviamente passare il tempo con lui. Sono lieto di avertelo chiesto, temevo che rifiutassi. Andiamo allora.
Io vado a farmi un giro. Fammi sapere quando sei pronta ad andare via. Come faccio a chiamarti? Mica c'è il GPS, Morgana. Mi sono ritrovato con un po' di tempo libero, perciò speravo di trovare qualcuno contro cui giocare. Sembri sempre così occupato, Akechi. Beh, non mi annoio di certo, ma non sono nemmeno sempre occupato. A ogni modo, è mia abitudine spendere il mio tempo libero in modo costruttivo, facendo qualcosa di bello. Ora giochiamo. Hai già giocato a biliardo, giusto? Eh già. Clink! Che lancio, Akechi! Già due palline dentro? Tre palline dentro! Oh, le mie scuse, ho imbucato subito la 9. Non male! È stata solo una coincidenza. Ovviamente questa partita non conta. Ricominciamo da capo. Io non so come giochino in Giappone a biliardo, però appunto noi giochiamo in modo più normale. Diamine, pessima mossa da parte mia. Se imbuchi la prossima, sarò nei guai, saranno guai per me. È un tiro strano questo. Però due palline dentro, complimenti. Niente male, ma tutto dipende dal prossimo tiro. Come gestirai la pressione? Colpirò con cautela. Bene, vediamo come te la cavi. Oh. Ah, di poco. Non ci ho messo abbastanza forza. Non ho nemmeno raggiunto la buca. Di poco però. E ha vinto Akechi. Clink. Ho vinto. Ma è stata combattuta. Immagino sarebbe stato imbarazzante perdere, dato che sono più grandi di te. Qualcosa non va. Grazie, è un'ottima. Grazie, è un'ottima cosa. Sento che in te c'è qualcosa di molto diverso dagli altri. È, come dire, il mio intuito da detective. Scherzo, naturalmente. Oh, le mie scuse, ho imbucato subito la 9. Qualcosa non va? Ma non eri mancino tu. Ah. Mi stupisce che tu l'abbia notato. Ebbene sì, e questa è la mia mano dominante. L'ho cambiata durante il gioco. Non prendertela, non trovo inopportuno accanirmi contro chi è più giovane. Però confesso che mi hai sorpreso. Sono piuttosto abile con la destra. So anche usarci le bacchette. Non mi aspettavo che lo notassi. Io vedo un sacco di cose, sai, con questi occhiali. Oh, quindi quegli occhiali li porti solo per estetica, eh? Oh, era forse una metafora. Certe volte è complesso decifrarti. In ogni caso, sei davvero interessante. Non smetti mai di affascinarmi. Oh. Percepisco l'apprezzamento di Akechi. Anche io ti apprezzo. Istinto di caccia, perfetto. Grazie Akechi. Le tue abilità sono abbastanza importanti. Se dovessi riuscire un giorno a battermi mentre uso la mano destra, allora non mi risparmierò. Hai la mia parola. Va bene, ti sfiderò quando userai la sinistra. Beh, ci vediamo. Ehi, grazie per essere venuto oggi. Il nostro giochetto è diventato più interessante di quanto mi aspettassi. In pochi capiscono quando non uso la mano dominante. Complimenti per lo spirito d'osservazione. Potresti avere un effetto interessante su di me. Se lo desideri, possiamo vederci ancora. Come rivali? Come preferisci. Mi basta poter passare del tempo con te. Vidila come meglio credi. Beh, io sono un ladro e tu sei un detective, quindi... è più che ovvio che ti vedo come rivale. Bene, ti chiamerò alla prossima occasione utile. Ci vediamo. Anche a te, ciao, buona serata. Vuoi guadagnare qualcosa? Ho un lavoretto da proporti. Conosci il forum dei ladri fantasma? Dicono che se lasci una richiesta lì, viene esaudita. E che siamo dei geni della lampada. Davvero, sembra stupendo. E dai, paga, capisci in che situazione ti trovi, vero? Oh, un furfante. E un'altra giornata di pioggia divenne una giornata di sole. Oh, sei tu. Giorno, stai andando a scuola? Io sto tornando a casa, il sole del mattino è troppo forte. Che lavoro fai? Scusa, tu saresti? Che lavoro fai? È abbastanza ovvio. Ichiko Oya, giornalista. Vengo da una nottata di duro lavoro. Non sono una che batte la fiacca, sai? Beh, datti da fare con lo studio. Certo. Una che non batte la fiacca, Oya.
Cominciavo a pensare che non sareste venuti. Allora, a chi dobbiamo risvegliare il cuore? Un boss della mafia. Mafia? Mafia? Di che cosa stai parlando? Sono loro stessi a definirsi così. Pare che siano responsabili dei recenti casi di phishing. Inoltre, quando vieni preso di mira, continuano a minacciarti fino a quando non ottengono quello che vogliono. Minacciano la tua famiglia finché tu prenda parte alle loro truffe. Insomma, distruggono la tua vita. Porca puttana. Pare che tra le loro vittime vi siano alcuni dei nostri studenti. No! Prendo di mira soprattutto i più giovani. Come si chiama il loro boss? Non lo sa nessuno. Alle vittime viene intimato di non testimoniare, quindi nemmeno la polizia riesce a venirne a capo. E tu vuoi che iniziamo da questo? Dovresti esserne in grado, se davvero siete i giustizieri che si fanno chiamare ladri fantasma. O forse ha ragione Akachi-kun quando dice che le vostre azioni sono illegittime. Non può rispondere con qualcosa di arguto. Qualcosa di arguto? Dacci tutti i dettagli. Perché quel tono così serio? Il cuore della loro attività è a Shibuya. Questo è tutto quello che so. Avete 2 settimane. Una volta scaduto il tempo, consegnerò le mie prove alla scuola e alla polizia. Spero di non mi deluderete. Minchia, 2 settimane? Aveva proprio il coltello dalla parte del manico. Spero che non mi deluderete. Cazzo, non ha fatto altro che darci ordine. Avanti, dobbiamo contattare Yusuke. Yusuke, hai sentito? Ah, la testa. La presidente del consiglio studentesco della Shujin sta dicendo che Makoto ficcava il naso in questa faccenda dei ladri fantasma. Non mi credi? Sembri sconvolta. Io non... Perché mai Makoto... Ti rimballo mia sorella per farmi saltare i nervi, eh? La tua disonestà non ha limiti. D'accordo, ascolterò tutto quello che hai da dire prima di valutare la veridicità delle tue affermazioni. Va bene. Ah, che nervi. La mafia, eh? Siamo sicuri di farcela? Ah. A ogni modo, non abbiamo alcuna informazione sul nostro obiettivo. Questo tizio è un boss del crimine, quindi non mi sorprende che possa avere un palazzo. Anche se... Non trovate che questa sia un'ottima opportunità per noi? Eh? Siamo nei guai fino al collo! Persino dopo aver punito un uomo malvagio che sembrava onesto, il pubblico non ha creduto in noi. Tuttavia, se avessimo la meglio su un vero criminale, uno che nemmeno la polizia riesce a catturare... Oh, giusto! In questo modo la gente inizierebbe a credere in noi. Già, così persino Akechi dovrà riconoscere che siamo i legittimi ladri fantasma. E tutta la gente attorno non sente nulla. Che ne dici, leader? È la nostra chance, conosceranno la giustizia. La mafia, eh? Conosceranno la giustizia. Justice. Cazzo, sì! Ci basterebbe fare quello che facciamo sempre! Abbiamo solo 2 settimane, giusto? Non possiamo permetterci di perdere troppo tempo. Chiederò in giro per la Kosei, per scoprire se ci sono delle vittime. Ok, io conosco alcune ragazze che frequentano parecchio Shibuya. Proverò a chiedere a loro. D'accordo, allora io proverò a fare qualche ricerca online. A questo punto direi che sta a te e a Morgana setacciare la scuola. D'altronde sei stato tu a capire cosa fare quando è successo quel casino con Kamoshida, no? Ti darò una mano io. Perfetto, vediamoci alla fine della settimana. Non appena avremo raccolto tutte le informazioni vi contatterò io più tardi. Va bene. Ci si vede domani davanti alla scuola? Va bene, non preoccuparti, scopriremo di certo qualcos'altro. Hai un momento? Certo, cosa c'è? Beh, è che... Desideravo vedere la Sayuri. Se stai andando a casa, ti accompagno. Va bene, andiamo a casa, Yusuke.
Ah, la Sayuri. Mi sembra molto adatta a questo locale. Sono felice di aver deciso di lasciarla qui. Phoenix, devo di ritrovarmi in circostanze decisamente poco gradevoli. Calmati, Yusuke. Di che stai parlando? Credimi, sto mettendo il massimo impegno nel contenere la mia ansia. Ma, detta in parole povere, ho bisogno della tua assistenza. Ti prego di ascoltarmi per bene. Yusuke, io ti ho dato poca importanza e mi dispiace nel primo let's play, ma credimi, ti darò tutte le attenzioni che ti meriti, davvero. A volte, durante la mia carriera artistica, ho faticato a fare i miei particolari motivi o tecniche. Tuttavia, sono sempre riuscito a superare i miei momenti di impasse. Adesso mi ritrovo in una situazione simile, ma più mi sforzo di uscirne, più ne rimango invischiato. Mi sembra di essere stato colto da quello che nel mondo dell'arte viene definito un blocco, come quello di Madarame, come quello. Sapevi che frequento la Kosei grazie a una borsa di studio artistica? È molto ambita e non si assegna per spirito di carità. Per confermarla, devo continuare a distinguermi. Dovessi perderla, probabilmente non avrei altra scelta che lasciare la scuola. I primi tempi dipingevo solo ciò che desideravo e quando lo desideravo. Il mio unico obiettivo era la ricerca della pura bellezza. Era quello a farmi andare avanti. Il mio unico desiderio era che le mie opere emanassero lo stesso fascino luminoso della Sayuri. Ma quali motivazioni ho adesso? Riconfermare la borsa di studio? Conservare un tetto sulla testa? Ora il mio pennello è mosso solo da desideri pratici e le mie opere riflettono tale impurità. A essere sinceri, non so nemmeno se posso ancora definirmi un artista. Sei troppo duro con te stesso. Ti chiedo scusa, devo essermi lasciato trasportare. Ma semplicemente non posso accettare questa assenza di scopo nella mia arte. E questa mia irresolutezza mi turba. Un'ambizione così vaga è, in un certo senso, peccaminosa. D'altro canto, lasciare che la mia giovane carriera si concluda così sarebbe un peccato mortale, sicuramente. Io vorrei soltanto creare delle opere di cui poter davvero andare fiero. Phoenix, osserva la Sayuri. La sua figura incandescente, il suo sguardo seducente, ecco cos'è la vera bellezza. Eppure, per quanto mi sforzi di riprodurla, la sua soave eleganza continua a sfuggirmi. Perché, ti chiederai? Senza dubbio, perché è cambiato il pittore, perché è cambiata la sua anima. Ma se le mie congetture sono corrette, anima non è che un altro modo per definire il cuore. E che cos'è il cuore? Come fa ad aver vita tanta bellezza? Devo comprenderlo. E tuttavia, non so come fare. Phoenix, saresti in grado di aiutarmi? Tutto quello che vuoi. Tu hai già prodotto un profondo cambiamento nel mio mondo. Per questo ritengo che tu sia la persona più indicata per aiutarmi ad avvicinarmi alla verità. Sarò felice di aiutarti. Davvero, magnifico. Per adesso, l'insegnante di arte non ha ancora notato drastici cambiamenti nelle mie opere. Ma non potrò nascondermi per sempre. Se il cuore è impuro, prima o poi la tela lo tradirà. Cazzo. Adesso devo andare. Sta per scattare il mio coprifuoco. Anche tu hai un coprifuoco? Non vedo l'ora di riparlarne con te della questione. Ho accompagnato Yusuke alla stazione. Odio la pioggia, mi butta giù di morale. A me no, perché mi fa comprare le proteine giuste. Ho verificato online, ne sta parlando un sacco di gente. Secondo la mia opinione da esperto, Ida della seconda D è colpevole. Vuoi dire Ida-kun della nostra classe? Aspetta, comincia dall'inizio, di cosa sarebbe colpevole? Sembra che di recente abbia preso a spendere un sacco di soldi, dicendo che sia merito di un fantastico lavoro part-time che ha cominciato da poco. Capisco, potrebbe valere la pena indagare un po'. Vero? Potresti fargli tu qualche domanda, Ann? Non credo che ti fiderà di una ragazza. In tal caso, va bene, non mi dispiace fare una prova. Anche se raramente ho parlato con Ida-kun prima d'ora. Conto su di te per darmi una mano se dovesse succedere qualcosa, Phoenix. Lascia fare a me. Grazie, sarà di grande aiuto. Mi aspetto grandi cose dal talento cristallino dell'attrice Takamaki-san. Chiudi il becco. Spero che questo ci farà avvicinare almeno un po' al loro cosiddetto boss.
Lascio a voi due questo Ida. Anch'io ho grande fiducia nelle tue capacità d'attrice, Han. Non avete capito niente, voi due. Quell'Ida sarà davvero colpevole. Domani dovremo metterci a indagare. Però prima vado a comprare le proteine.